Le molestie e gli abusi sessuali ad alcune studentesse sarebbero avvenute all'interno dell'ufficio di Salvatore Barbera, 61 anni, preside dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici di Sciacca. Con queste gravi accuse, ieri pomeriggio l'uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Saccenze. Per mesi Barbera avrebbe ripetutamente avvicinato e palpeggiato nelle parti intime diverse ragazze tra i 14 e i 16 anni. Il preside chiamava tipo le femmine, li portava tipo nella sua in presidenza. Le indagini iniziate lo scorso mese di aprile sono partite dopo le rivelazioni fatte dalle stesse adolescenti ai genitori. Da qui le denunce alla polizia, a cui sono seguite le delicate indagini di verifica dei racconti. Gli investigatori, dopo i primi dovuti accertamenti, hanno piazzato una telecamera nascosta all'interno della stanza del preside, effettuando pure diversi appostamenti e pedinamenti, che hanno confermato come le ragazze avvicinate da Barbera con una scusa qualsiasi venivano invitate a seguirlo nel suo ufficio. Una vicenda torbida, una vicenda inquietante per tanti aspetti, anzi per tutti gli aspetti. Con una certa soddisfazione, insomma, posso dirvi che abbiamo raggiunto un risultato in tempi brevissimi e insomma, siamo soddisfatti di questo. Ecco, insomma. Salvatore Barbera ora si trova rinchiuso nel carcere di Sciacca in attesa di essere interrogato e difendersi dalle gravissime accuse. Sicuramente ci ha impegnato in maniera molto... ci stava molto a cuore questa indagine per la tipologia di reato che la contraddistingue, anche perché si tratta di ragazze di una giovane età.